Allora, era passato un anno, noi non avevamo partecipato l'anno dopo alla Coppa Italia, si ripeteva, uno dice, va, dopo questi esperimenti non c'è più il tagliente, ma c'è un Milinale, anche se all'Osservatorio a me viene molto da ridere, perché quando proprio in quell'occasione mi presentarono il presidente dell'Osservatorio, mi disse, non so nulla di altro. Dico, ma scusi, ma che ce l'ha dovessi fare? Faccio con tutti i rispetti che posso avere per lei. Quindi queste sono le cose tipicamente italiane. Da Roma. Allora, con Tagliente, in occasione della prima Coppa Italia che vincemmo, ci riunimmo in una caserma, mi offrì una bella colazione e stabilimmo le linee di quello che si sarebbe dovuto fare. Io chiamai il presidente o l'amministratore delegato delle Ferrovie dell'Australia, un amico mio, e disse, guarda, che non devono partire in aria con i tifosi, quelli treni con i tifosi da Napoli. Tant'è che facevo venire tutti quanti con le macchine o con i pullman al casello dell'autostrada, c'erano i mezzi dell'ATA che li avrebbero trasportato allo stadio. Finita la partita, vinciamo o perdiamo, poi restare 3 ore più fermi e poi gli stessi mezzi dell'ATA li riporteranno. E così non successe nulla. Abbiamo organizzato la Coppa Italia tra Juventus e Napoli, dove le tifoserie non sono così pacifiche tra di loro, sul piano non tanto della violenza ma quanto di un tifo mai smorzato, perché la partita Juventus-Napoli o Napoli-Juventus è la partita delle partite. Firenze-Napoli, Fiorentina-Napoli o Napoli-Fiorentina, no, non lo è, mi perdonino i fiorentini. Tant'è che io dissi, attenzione signori, lo dissi ai vari organi competenti, lo dissi per poco, attenzione, i problemi non verranno mai, né da napoletani né dai fiorentini. Nessuno ha mai capito veramente come stanno le cose. Le cose stanno in questo modo. Allora, in Italia i super poliziotti ce ne sono molti, ma ce ne sono anche molti altri che non funzionano. Un bravissimo super poliziotto, che ha fatto il questore, che ha fatto il prefetto, è il signor Tagliente. Il problema che nessun ministro degli interni negli ultimi 10 anni abbia saputo educare, piuttosto che reprimere, piuttosto che punire, è gravissimo. Quando il ministro degli interni parla di Daspo, invece di parlare d'Inghilterra, io rimango basito, costernato e dico, ma non so, forse questi politici vorranno i voti dei tifosi, hanno paura. Questo è anche bello interpretativamente parlando, perché in fondo tu sei una neomadonna, no? E quello che noi abbiamo fatto è stato quello di comprare mille copie e di distribuirle nelle scuole napoletane, a scantigliati, negli istituti di detenzione, per far capire che con l'amore si cura più che con l'offesa. Io quel giorno lì potevo parlare, il giorno dopo avrei potuto parlare. E invece non l'ho fatto. Non l'ho fatto perché potevo essere mal interpretato, che si poteva pensare che questo parla a caldo, emotivamente. Hanno diritto alla maggiore dignità di uno anche la libertà di espressione, cioè dire sempre quello che uno pensa. Questo purtroppo è un paese, questa purtroppo è una società dove io ho dovuto constatare nei miei 66 anni di vita che non si può parlare, e se non fai parte dei poteri forti, che sono anche poteri piccoli, sui quali io mi ricordo, però, ma
È assurdo, cioè noi abbiamo il paese più potente del mondo e lo abbiamo minimizzato, annullato, atterrito, svuotato. Allora, questo libro è la testimonianza dell'amore di una madre, non tanto della vita di un figlio. Non è per estirpare coloro che vengono negli stadi, non per usare, ma per fare qualche altra cosa, per far per gestire la loro autorevolezza nei confronti forse di gruppi mafiosi che all'interno dello stadio non valgono nulla, e quindi c'è questo scambio, questo brutto scambio tra interno ed esterno. Allora, uno si domanda, ma in che mondo viviamo? In che città protette viviamo? Se non riusciamo a controllare nemmeno uno stadio di calcio, dove dovrebbe avvenire proprio la contaminazione dell'amicizia sportiva. Ho voluto dire queste cose il giorno dopo, una settimana dopo, perché ho detto, sicuramente penseranno che io voglio trovare una giustificazione. No, questa è la realtà. Quando io sento dal sindaco le forze politiche hanno sbagliato, è la sacrosanta, pura, unica verità. Loro sono i responsabili dell'omicidio di questo ragazzo. E quello che mi dà fastidio è che è passato un anno e che non hanno preso misure. E quello che mi dà fastidio è che continuano a considerare Roma una città ben organizzata e sicura. L'abbiamo visto, sono arrivati gli olandesi, non sono arrivati mica, non so, i pigmei o qualcun altro non educato, sono venuti degli olandesi, ci hanno distrutto la barcaccia. Non sono stati capaci nemmeno di controllare un chilometro quadrato. Ragazzi, ma questo è di una gravità incredibile, il fatto che si possa entrare negli stati senza un controllo, perché loro credono che gli steward si sono inventati la figura dello steward. Lo steward non serve a niente, perché è sottopagato e noi non possiamo pagarli di più. Pensate che io spendo più di 1,5 milioni all'anno per gli steward, ma se arriva uno e dice levati, lo steward si leva a spaccare la testa. E invece in altri stati europei la polizia è dentro lo stadio e noi vogliamo fare i super democratici per comunità o per dei problemi sindacali che loro non sono capaci di risolvere. È inutile che Renzi dice dovete pagarci un contributo. Sì, ma un contributo per fare cosa? Permettete allora a noi, ci date 200 poliziotti specializzati a stadio, noi li comandiamo, perché noi conosciamo le abitudini e come è fatto in quel determinato stadio, quali sono le sue criticità, e almeno abbiamo delle persone che possono essere già con la loro divisa rispettate. E poi che si fa col DASP? Io li voglio vedere questi DASPati. Se saranno dei DASPati che veramente per un certo numero di anni non possono entrare negli stadi. Ma che controllo c'è negli stadi dove entra di tutto? Ma scusate, io ho preso 60.000 euro di multa 2 settimane fa per una partita dalla UEFA, con tutti i controlli che abbiamo fatto, dentro gli stadi entrano bombe e di qualunque genere, di qualunque tipo. E allora cosa fa il Ministero degli Interni? Ci mette una multa? Cosa fa la UEFA? Ci mette un'altra multa? Questo è punitivo, non è educativo. Non è che risolviamo i problemi con le multe. E poi non si vogliono mai fare delle leggi, mai. Cioè questo è il paese dell'intrigo, no? Dove a un certo punto, fatta la legge, trovato l'inganno, si risolvono le cose così. La responsabilità, perché alla base ci sono sempre i voti. No, come facciamo a eliminarci queste quantità possibili di voti? No, qui non si tratta di minicarsi nessuno, si tratta di estirpare chi viene allo stadio non per tifare, ma per fare violenza, per inibire questa possibilità di questo scambio di amicizia che lo sport rappresenta totalmente.
È possibile che solo nel calcio non riusciamo a farlo? Cioè noi diciamo che nel rugby c'è il terzo tempo, nel calcio non riusciamo a farlo. Cioè noi ci raccontiamo un mare di bugie. Questa è la società dove ci si racconta, c'è proprio il gusto, il piacere schifosissimo di raccontarci un mare di bugie, di farle passare per verità. Scusa, ma cioè, a un certo punto adesso basta. Io devo fare lo stadio, io ci metterò dei miei soldi. Adesso entro poche settimane ho preso l'impegno di presentare a Luigi qui il nostro progetto di massima. Ma io, se le cose non cambiano, consiglio a tutti i presidenti di calcio, se il ministro degli interni non si schiera, ma non punitivamente, con intelligenza e con diligenza, con noi, perché lui dire che parla con gli stati dove i problemi non esistono. Qui ci sono 6-7 città dove i problemi esistono. E guarda caso sono 6-7 città a testa di sera. E lui così pensa di aver risolto i problemi. No, non li ha risolti. Caro ministro, non li ha risolti te e non li hanno risolti.